La storica compagnia popolare del Bruscello Poliziano festeggia l'edizione 2024 con il rifacimento di Lisistrata. Torna il Siena Jazz International Summer Workshop alla Fortezza Medicea dal 24 luglio al 6 agosto. Presentata a Palazzo del Pegaso l'edizione 2024 di Orizzonti Festival, che si terrà dal 28 luglio al 4 agosto in Piazza Duomo. Bruscello Montepulciano, Lisistrata per l'edizione 85. La storica compagnia popolare del Bruscello Poliziano presenterà l'edizione numero 85 attraverso l'adattamento di una delle più famose commedie greche, la Lisistrata, proposta in forma di Bruscello al pubblico di Piazza Grande nei giorni di Ferragosto a Montepulciano. Attraverso la Lisistrata la compagnia festeggia il raggiungimento dell'85esimo anno di attività. Verrà messo in scena in Piazza Grande a Montepulciano dal 12 al 15 agosto 2024 con una speciale anteprima durante le prove generali a porte chiuse che si terranno domenica 11 agosto. Il Bruscello Poliziano ha raggiunto un incredibile traguardo storico e culturale, tramandando la tradizione di una particolare forma di teatro popolare con canto e recitazione che prevede la messa in scena di decine di figuranti nello splendido palcoscenico del Sagrato del Duomo di Montepulciano. La presentazione dell'evento è avvenuta a Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale. Tradizione, storia, identità, il Bruscello è una di quelle iniziative alle quali personalmente sono più legato, provo sempre a partecipare ogni anno. È veramente un elemento identitario del nostro territorio, è una tradizione fatta storia che il Consiglio regionale sostiene con forza, con grande valorizzazione, perché è evidente quanto anche la tradizione toscana si fondi in queste esperienze. Quindi è un'opportunità importante di promozione e di sostegno di un'iniziativa che si rinnova e ovviamente rende omaggio e onore alla città di Montepulciano. 85esimo anno del Bruscello Poliziano, un appuntamento culturale importante e ormai consolidato. E devo dire che non è solo la città di Montepulciano che ne beneficia, ma ne beneficiano anche tutte le persone che sono lì per turismo. E anche il tema che è stato scelto quest'anno, insomma, che parla bene o male del ruolo della donna ai tempi della guerra del Peloponneso, che però, insomma, può essere anche attualizzata ai giorni nostri, visto, insomma, le situazioni che stiamo vivendo. Insomma, il ruolo della donna nel fatto della guerra, della pace, di trovare armi, insomma, per ritornare alla pace. Quindi, insomma, è un appuntamento veramente degno di nota, che vede un grande lavoro con partecipazione dell'amministrazione comunale e delle tante persone che vi partecipano. Quindi invitiamo tutti alla presenza e a venire a Montepulciano nei giorni di metà agosto. È uno degli eventi più importanti della stagione culturale poliziana, è quello che poi ci lega di più con le radici culturali della Val di Chiana e le tradizioni contadine, quindi c'è sicuramente, insomma, un importante appuntamento per tutti i poliziani e non solo. È un evento che sicuramente nel corso degli anni è anche cresciuto, ha saputo anche orientare le scelte di vita di alcuni, non solo poliziani, ma anche di coloro che hanno calcato, diciamo, il palcoscenico del Sagrato del Duomo in Piazza Grande, quindi un contesto sicuramente unico, molto molto importante, anche se è una rappresentazione teatrale, musicale, fatta da persone, insomma, da amatori, non professionisti, però sicuramente insieme a altre realtà associative di Montepulciano, la Compagnia Popolare del Bruscello ha formato da un punto di vista culturale, artistico, diverse generazioni, quindi per noi è sicuramente motivo di grande orgoglio. Tra l'altro riporta, diciamo, questa commedia di Aristofane a temi molto importanti come la guerra, la pace, le donne, quindi un momento sicuramente di riflessione, un momento di accrescimento personale e collettivo, ma appunto temi che sicuramente sono ancora attuali, quindi ringrazio anche da questo punto di vista la Compagnia Popolare del Bruscello per portare sul palcoscenico di Piazza Grande importanti temi in questo momento anche attuali. Il palcoscenico ospiterà oltre 200 bruscellanti provenienti da tutto il territorio, tra cori e solisti, ballerini e figuranti, sotto la direzione artistica di Franco Romani. Quest'anno poi abbiamo preso un tema che è Lisistrata, che è anche abbastanza nuovo perché che riguarda le nostre scelte, perché noi in genere facciamo spettacoli nell'area, chiamiamola, medievale, e Lisistrata è una... è stato debuttato, diciamo, in Grecia nel 411 avanti Cristo, per cui, insomma, un po' di distanza c'è. E però era un tema che mi interessava,
noi, io, che sono tra i più vecchi, e mi ricordo le manifestazioni degli anni 60-70, dove appunto facciamo l'amore e non facciamo la guerra, quindi la scelta di quelle donne che invece smettono di fare l'amore per farli smettere di fare la guerra era molto significativa. Quindi c'è anche degli aspetti di attualità, anche di divertimento, perché è un teatro, è un tipo di testo che ha degli aspetti divertenti. Più attuale non lo potevamo trovare, e noi vogliamo mettere sicuramente in evidenza con questo testo non solo il divertimento che c'è comunque dietro la commedia di Aristofane, ma sicuramente l'importanza che il ruolo della donna ha nella società attuale. Molto spesso si dice che la guerra la combattono gli uomini ma la perdono le donne, e credo che questo testo invece ci dia una speranza di una visione diversa e forse anche migliore del mondo attuale. Noi quest'anno festeggiamo 85 anni di attività, è una delle associazioni più longeve che ha Montepulciano, che è anche una guida per le associazioni più piccole, se vogliamo, perché siamo sempre a disposizione per gli altri. Noi abbiamo la sartoria, per cui prestiamo i costumi ad altre associazioni, facciamo appunto, collaboriamo, ma soprattutto il nostro orgoglio è quello di far crescere le generazioni. Nelle nostre fila ci sono i nipoti di quelli che nel 1939 hanno iniziato questa attività, per cui è un orgoglio per noi portare avanti la tradizione. Siamo arrivati all'85esima edizione, vi invitiamo tutti in Piazza Grande l'11, il 12, il 13, il 14 e il 15 d'agosto, quest'anno è un pochino più lunga, a vedere Lisistrata, che è un inedito, come ormai ultimamente siamo portati a fare. Siena a ritmo di jazz. Torna il Siena Jazz International Summer Workshop, l'appuntamento artistico annuale più rappresentativo della programmazione dell'Accademia Senese, nonché il corso che a partire dal 1977 ha dato inizio all'attività di Siena Jazz. L'edizione del 2024 si terrà nei locali di Siena Jazz, alla Fortezza Medicea, dal 24 luglio al 6 di agosto. La 54esima edizione è dedicata a Franco Caroni, storico fondatore dell'Accademia, scomparso nel gennaio scorso. Sono studenti da tutto il mondo e anche gli insegnanti, quindi si verificherà uno scambio di più culture jazz e di generazioni, anziani, giovani, a confronto, quindi sarà sicuramente un arricchimento. Un workshop che viene dedicato a Franco Caroni, che è stato il promotore, colui che ha reso famosa questa istituzione Siena Jazz e questo corso in tutto il mondo, e io proporrò alla governance di Siena Jazz di denominare permanentemente questo evento di 2 settimane a Franco Caroni. Siena Jazz è un'istituzione importante della città di Siena, è un onore e un piacere per il Consiglio regionale della Toscana poter ospitare la città di Siena, l'amministrazione comunale e Siena Jazz per promuovere queste iniziative che avverranno tra fine luglio e inizio agosto. Questa è la casa dei cittadini toscani e come tale un'iniziativa di così alto valore meritava il sostegno e la promozione del Consiglio regionale della Toscana. Appuntamento importantissimo, ringraziamo la regione che ci ospita perché è veramente un segno di vicinanza. Il comune di Siena è vicinissimo a Siena Jazz, ne sponsorizza quasi completamente le attività ed è contento di questa istituzione, peraltro meno nota a Siena che nel mondo. Siena Jazz è un'istituzione internazionale, oggi sarà l'occasione per ribadire il nostro respiro internazionale e anche la brevissima stagione che stiamo preparando per l'estate. Il corso intensivo, della durata di quasi 2 settimane, è esaurito in 6 settimane i posti disponibili, raggiungendo un record di iscrizioni, 14 classi di strumento e musica d'insieme già complete, che porteranno a Siena 28 docenti di fama internazionale, musicisti di prim'ordine europei e statunitensi, oltre a 90 studenti provenienti da tutto il mondo. A caratterizzare il seminario anche la presenza di musicisti appartenenti a generazioni diverse. Per dare contezza dell'internazionalità e dell'importanza dell'evento, proprio pochi istanti fa mi hanno dato i dati. Sui 98 allievi, che vengono praticamente da tutto il mondo, quanto?
18 paesi circa verranno quest'estate a Siena per confrontarsi, studiare con i più grandi jazzisti nazionali ed internazionali. Ricordiamo che questo è un appuntamento prevalentemente didattico. Il fatto che venga confuso spesso e volentieri come festival è legato alla dimensione performativa di livello dei concerti che noi proponiamo, che rimangono comunque concerti didattici, ma che annoverano tra i più importanti musicisti internazionali quest'anno, non soltanto internazionali americani, ma anche italiani ed europei. Ha chiusi Orizzonti Festival. Un festival che in 8 giorni, dal 28 luglio al 4 di agosto, in Piazza Duomo a Chiusi, abbraccerà ogni ambito artistico, dal teatro alla musica, alla danza e fotografia, dalle vistazioni al teatro per bambini e per bebè. Orizzonti Festival torna anche ad accendere i riflettori sulla formazione, con i Chiusi Periferie Lab, che quest'anno vedrà ben 3 percorsi formativi distinti. Faremo anche delle attività formative durante il festival, perché certo avremo compagnie importanti, certo avremo professionisti di altissimo livello che verranno qui da noi, ma continueremo questa attività che oramai facciamo da tanto tempo, e quindi spazio a tutti i giovani che fanno attività teatrale, che animeranno la vita culturale del paese, compreso un gemellaggio con Desenzano. Però avremo anche attività formativa di critica teatrale attraverso il teatro in critica, e anche sulla fotografia. Cioè, noi crediamo che, oltre che esibire e far esibire professionisti, si debbano anche creare arti e mestieri all'interno di chi in qualche maniera segue il festival. La 22esima edizione, presentata a Palazzo del Pegaso, è intitolata Memorabilia, il gioco della memoria. Saranno 10 giorni che vedranno vivere la nostra città con la presenza di tanti artisti, un'edizione importante, la 22esima, che consolida un impegno che parte ormai da lontano, che vedrà spettacoli in tutto il territorio comunale, valorizzando anche dei luoghi che solitamente sono al di fuori, diciamo, dei luoghi della cultura, e per cercare di dare anche una forma di spettacolo e accontentare tutti i palati. La particolarità di essere organizzata in maniera diffusa nei luoghi, insomma, della città di Chiusi, sparsi qua e là, è sicuramente una caratteristica che incuriosisce e dà la possibilità di conoscere luoghi che magari chi visita Chiusi, magari venendo da fuori, si limita ad andare in quelli canonici, insomma, legati agli Etruschi. Invece ci sono delle iniziative interessanti, con un'organizzazione che vede sia la fondazione ma anche l'amministrazione, insomma, impegnati tutto l'anno per dare un'offerta agli utenti veramente importante e interessante. Oscar De Summa aprirà la kermesse con Stasera sono in vena, e poi i Babilonia Teatri, vincitori di 2 premi UBU e del Leone d'Argento per l'innovazione teatrale alla Biennale di Venezia. Ancora ci saranno anche Luisa Borini, fresca vincitrice del premio In Box 2024, uno spettacolo dedicato ai bebè con la compagnia I Toscana If Prana Performance, la danza con la compagnia Atacama e il teatro dei burattini con i pupi di Stach. E ancora la musica toscana con Quarto Podere, una mostra fotografica diffusa, spazio anche per teatro circo con la compagnia Caracongioli e con il teatro comico toscano. Sono tantissimi gli eventi, sono 8 giorni di programmazione, sono 21 eventi con 104 artisti coinvolti, si parla di teatro, di danza contemporanea, di drammaturgia contemporanea. È un festival che ormai è radicato, perché è la 22esima edizione, sul territorio. Vi invito a visitare, chi non l'avesse mai ancora fatto, Chiusi, che è una stupenda città, tra l'altro è un festival diffuso perché comprende più location del territorio, dal lago, dove ci sarà anche la visitazione mongolfiera. Quindi vi invitiamo, vi aspettiamo per giocare assieme a questo festival.